Sì, un film. La nostra realtà sociale e culturale ci porta quindi a una dissociazione di fisiologico passaggio dalla forma pensiero-sentimento presa di coscienza della relazione, e la donna struttura l'affettività verso il figlio passando attraverso l'immagine che la società riflette, che è sguardo da lontano, impaurito spesso, distaccato talvolta, flebile. Abbiamo ipotizzato che il suono, meglio dire la voce, potrebbe tornare ad essere il ponte tra il dentro e il fuori, tra la paura e il desiderio, tra la forma e la relazione. E il canto, strumento ammaliante, potrebbe fare miracoli. La Ninna Nanna contiene un elemento magico di incatenamento, rappresenta un momento fondamentale nella primissima infanzia, crea una relazione che va oltre le parole tra il bambino e chi canta. La Ninna Nanna è invocazione al sonno, sfogo, preghiera, rappresenta un fluire di intimità e di sentimenti rassicuranti per chi canta e per chi ascolta. Niente può sostituire il potere tranquillizzante della voce. Quanto si è riuscita a passarvi con tutte queste parole e con le immagini, quello che è stato, ciò che penso veramente, che la relazione mamma-bambino e il momento del parto passano per il suono, per la voce, passano per ciò che riusciamo a comunicare nell'istinto. E la Ninna Nanna non si canta più, non si mette la registrazione di Pino Daniele, magari, che pure ci piaceva, ma insomma è la voce della mamma, la voce del papà o di chi vive con il bambino. E nella mia esperienza di tanti anni di lavoro ho visto che io canto al parto, faccio cantare anche le mie pazienti. Cantate pure voi.